Bonelli. Io da ragazzo leggevo Tex, era il mio... Immagino. Ma era un po' la mia generazione che viveva. Poi sono usciti tutti quanti gli altri e adesso ci troviamo qua a Baronissi con Luca Maresca. Luca Maresca, cittadino salernitano, disegnatore e diciamo disegnatore dell'ultimo numero di Martin Mister. La domanda è una curiosità, perché è come che da una piccola cittadina della provincia, perché poi io ho domandato, qualcuno ti conosce, qualcuno no, se, diciamo più conosciuto a livello di disegnatore, sai, del circuito nazionale, ti lascio il microfono, parla. Va bene, io mi sono trasferito da poco qui a Baronissi, ho sempre vissuto a Salerno, quindi sono momentaneamente di passaggio qui a Baronissi, diciamo così. E niente, io ho iniziato a leggere fumetti da bambino. Mio padre li portava a casa, io leggevo tutto quello che mi capitava sotto mano. E sono per fortuna partito dagli ottimi gusti di mio padre, quindi Sergio Toppi, De Luca e tanti altri. E poi mi sono interessato agli fumetti americani, ma sempre perché mi arrivavano così, per curiosità a casa. Alle medie ovviamente è passato Dylan Dog e quindi lì ho conosciuto la Bonelli. E se da ragazzo Tex lo trattavo molto male, devo dire la verità, non mi interessava, adesso con l'età lo apprezzo tantissimo e anzi, perché no, ma magari riuscissi a disegnare un Tex più avanti magari, sì. E quindi la passione è nata così, cioè leggendo fumetti, vedendo, conoscendo molti fumettisti, perché poi Salerno è piena, lavorando anche a stretto contatto con loro mi sono reso conto che il mestiere era fattibile a seconda anche delle proprie capacità, quindi ho fatto anche una scuola di fumetto, mi sono diciamo specializzato e per fortuna adesso lavoro. Ecco, non è una cosa facile nel nostro paese. Infatti ci sono i pro e i contro, però però sì, per fortuna sì, si lavora. Io penso che è una cosa che stimola molto, perché poi ho letto questo numero, è legato molto al discorso della fantasia. Io ricordo noi da giovani leggevamo Urania, quindi erano i due, Urania e Tex, questi erano i due poli. Oggi c'è un rientro su queste storie, o mi sbaglio? Io per quanto riguarda il lato da disegnatore, diciamo così, comunque mi attengo al copione, alla sceneggiatura, quindi c'è la figura dello sceneggiatore che sulla base del percorso che deve subire la storia dal numero 1 al numero, in questo caso 12, la storia deve partire da un punto A e finire da un punto B, quindi io seguo quello che c'è scritto in sceneggiatura. La maggior parte delle volte non so cosa succede nel numero prima del mio e non so cosa succede nel numero dopo il mio, quindi c'è un grosso team che coordina tutti i disegnatori in modo da far sì che la storia fili liscia in tutti i 12 numeri. E poi sì, sicuramente c'è l'inventiva da parte di ogni disegnatore. Io per esempio a volte, per evitare di annoiarmi, metto delle facce di amici come comparse o metto me stesso più volte o delle citazioni qualsiasi per evitare di annoiarmi durante la lavorazione, perché 94 tavole significa è un lavoro di minimo 7 mesi, 8, a volte anche un anno, quindi lavoro è duro. Noi abbiamo fatto qualcosa come radio con altri disegnatori e anche con pittori del Salernitano per quanto riguarda proprio il discorso della solidarietà. Ecco, Luca Maresca sarà con noi in un prossimo futuro, oltre ad averti ospite sulla nostra radio proprio come struttura, che ci farebbe piacere. Forse avere un tuo disegno di tutti quelli che lavorano in radio sarebbe una cosa divertente. Okay. Va bene? Va bene. Ti ringrazio molto molto. Grazie mille.